sobrietà e senso di responsabilità. Sono le due parole che ci accompagneranno per tutto il periodo delle feste natalizie e anche dopo, sino a quando il signor Covid, come lo chiama qualcuno, se ne sarà andato, facendoci ritornare finalmente alla normalità. Nella parola sobrietà c'è tutta l'essenza di come dovremmo comportarci, eliminando il superfluo ma con semplicità. La stessa semplicità che vive la popolazione di un'isola situata nell'Egeo centro-orientale, chiamata Icaria. Deve il suo nome a Icaro, infatti secondo la leggenda è proprio qui che cadde in volo. Un'isola felice, una delle 5 zone del mondo dove vive un'alta percentuale di centenari in buona salute. Giancarlo, che da quello che ho capito, e noi glielo auguriamo, vuole vivere sino a 100 anni, ha conosciuto il dottor Giuseppe Lorusso, che ha ricreato a Gravina in Puglia un'oasi di benessere. Vediamo. Io volutamente sono venuto oggi fino a Gravina in Puglia perché ho avuto la necessità di incontrare il dottor Giuseppe Lorusso per parlare di stress, perché il dottor Giuseppe Lorusso ha delle soluzioni molto semplici, però dobbiamo fare un passo indietro, dottore. Perché ha lei questa conoscenza, questa consapevolezza che lo stress si può combattere? Devo partire da un mio viaggio, da una mia esperienza che ho vissuto circa 2 anni fa, e l'anno scorso ho visitato queste zone nel Mediterraneo in cui la componente dello stress era praticamente nulla. L'assenza di questo stress inficiava nella qualità della vita delle persone, soprattutto sulla lunga vita nell'isola di Caria. Questa è un'immagine di una spiaggia meravigliosa dove si vedono tutti questi giovani che vanno a salutare il sole, perché qui c'è un tramonto meraviglioso. La particolarità di quest'isola è che c'è una quantità di centenari considerevole, e soprattutto è proprio quello che volevo scoprire, cioè l'assenza totale dello stress. Ecco, io volevo presentarvi una mia ricerca che ho fatto dei rilievi botanici. Sono andato nelle montagne e ho trovato questo tè che viene chiamato dagli anziani dell'isola. In realtà è un infuso a base di queste 4 erbe officinali che sono tutte aromatiche. Qui abbiamo l'origano, questa è la Sideris siriaca o italica, questa invece è una menta selvatica. Ricordo che tutte queste specie crescono in altura, quindi ad un'altezza di 800-1000 metri, e sono selvatiche. Però spieghiamo ai nostri amici che il dottore non vi vuol vendere assolutamente nulla, non vuole promuovere assolutamente le erbe, anche perché lui le erbe le offre e vi vuol dare la possibilità di vivere una blue zone, chiamiamola così, con serenità a Gravina in Puglia, perché il dottor Lorusso vi metterà nella condizione di rilassarvi, come Giuseppe. Prima di tutto l'ambiente che ho ideato è completamente una sorta di rinaturalizzazione. Ho utilizzato il sughero, degli elementi che possano garantire la massima percezione di benessere. Le stanze sono tutte isolate dal punto di vista, diciamo, dei rumori, c'è questa insonorizzazione, e ogni aspetto è curato nei minimi dettagli affinché tutto il benessere sia percepito nei minimi particolari, da un massaggio nella spa o ad un trattamento con l'ultima tecnologia medicale. Questo avviene tutto rapportato all'esigenza del benessere della persona in primo luogo. E poi io aggiungerei una cosa importante, che il benessere è quello interiore, perché tu puoi staccare la spina per un giorno, venire qui a rilassarti, godere dei benefici di questo centro, però devi avere questo benessere interiore che comunque in un momento come questo così difficile potrebbe aiutare a risolvere tanti problemi, vero dottore? Certo, non posso che essere d'accordo con lei. Approfittiamo della Blue Zone
e con la volontà eventualmente di andare al più presto in Grecia ed eventualmente anche a raccogliere fisicamente, perché fa bene, le spezie e raccogliere, diciamo, il segreto della lunga vita. Nel frattempo ci sorseggiamo un tè. Grazie, dottore. Grazie a lei. Find a corner where the big boys play.